sperimentale a misura di bambino in cui si promuove l'allattamento materno. Il reparto di pediatria dell'Angelo di Mestre ha superato il terzo step per il riconoscimento di questa attribuzione. Una pediatria di nuova concezione, di alta specializzazione con subspecialità pediatriche specifiche. Tra le patologie più diffuse nei bambini, quelle che riguardano la tiroide. Quando si parla di tiroide, di ormoni, per lo più si pensa agli adulti, invece anche i bambini hanno delle problematiche connesse. Ma sì, la patologia tiroidea nel bambino rappresenta il pane quotidiano di un soggetto, di uno specialista in endocrinologia pediatrica. Pensiamo che solamente alla nascita un bambino su 3.000 nasce con una patologia tiroidea congenita che potrebbe rappresentare una grave, se non trattata, un grave handicap per questo bambino. E poi le patologie tiroidee si fanno sempre più frequenti man mano noi saliamo con l'età, in particolare nelle ragazzine adolescenti. La diagnosi precoce che si fa ai bimbi appena nati permette di risolvere il problema con trattamento farmacologico. Soggetti particolarmente sensibili a disturbi della tiroide sono i bambini che nascono con la trisomia 21. Possiamo considerarli facilmente risolvibili, nel senso che l'ipotiroidismo, per esempio, che è la patologia più frequente, una volta che viene riconosciuto, e viene riconosciuto molto presto attualmente nelle nostre regioni grazie ai programmi di screening per le patologie tiroidee, è una patologia che viene trattata semplicemente con un farmaco dato per bocca tutti i giorni e senza che poi si verifichino tutti quei problemi legati soprattutto al ritardo mentale che una patologia tiroidea non riconosciuta può portare alla nascita.